Siamo qua con tutte queste persone che stanno protestando perché non viene data voce ai progetti di legge che sono stati depositati ormai da 2 anni in Regione Lombardia per riconoscere la vita indipendente, cioè riconoscere il diritto che ha ogni persona di poter scegliere dove vivere, con chi vivere in modo indipendente. Loro sono anni che lottano per il riconoscimento di questo loro diritto. Ci era stato promesso dal vecchio presidente della commissione Rizzi, che poi è stato arrestato, che questa proposta sarebbe stata inserita nella riforma della legge sociosanitaria in Lombardia. Questo non è stato fatto, allora siamo qua tutti, loro e anche noi, per chiedere a gran voce che venga inserita adesso, quindi venga dato davvero riconoscimento a questa lotta che loro stanno facendo per un diritto di vita, lotta che non dovrebbe nemmeno essere fatta, perché i diritti vanno riconosciuti e non pretesi. Adesso abbiamo un incontro col presidente della commissione terza, Fabio Rolfi, e vediamo che cosa ci risponderà a riguardo. Io so che queste persone sono determinatissime ad andare avanti con la loro lotta, sono qui affrontando delle difficoltà enormi, perché noi sappiamo quanti e quali barriere architettoniche ci siano ancora e quali difficoltà ci siano a muoversi per le persone che sono gravemente disabili, quindi su una sedia a rotelle. Eppure, nonostante questo, loro sono arrivati qua. E quindi davvero questo dà l'idea della forza con cui chiedono questa cosa, ripeto, da anni. Vi manterremo aggiornati su quelli che saranno, speriamo, gli sviluppi di questa richiesta e della loro lotta.